if the very thought of vampires makes your flesh creep. We call them the undead, sir. They're vampires. If you think all vampires are ugly creatures of the night, then you're in for a shattering surprise. La trilogia dei Karnstein è un trittico altalenante che dà sicuramente il suo meglio nel primo e nel terzo episodio, grazie anche alla partecipazione del leggendario Peter Cushing, indimenticabile interprete di Kalt, e persino un inusuale e spietato Grand Moff Tarkin in Star Wars. Tre film, tre registi, tre differenti storie e visioni tratte in parte dal medesimo racconto. Inutile dire anche tre risultati differenti, e sebbene siano Baker e Hugh ad aver diretto i migliori, spetta a Sangster la palma di risultato mediocre, ma con spunti interessanti. Mircaglia prende a piene mani dal racconto di Le Fanu, orientando naturalmente verso la neonata inclinazione softcore, da Sexploitation, primigenio di inizio anni 70. Sangster ci narra la rinascita nel sangue della contessa Carmilla Karnstein, che è assunta l'identità di Mircaglia, viene introdotta in una sorta di collegio femminile dove naturalmente inizia a cibarsi in modo abbastanza saffico delle graziose pulselle seminude. Uno scrittore di racconti dell'orrore riesce a farsi assumere come insegnante e, innamoratosi della ragazza, cercherà di venire a capo degli omicidi fino a suscitare in lei un sentimento che le porterà all'infuocato finale di una storia d'amore tormentata. Sarebbe il caso di dire tormentata quasi quanto la produzione di questo film. Inizialmente avrebbe dovuto essere diretto da Terence Fisher, interpretato da Peter Cushing e Ingrid Pyte, che già aveva assunto il ruolo di Mircaglia nel precedente Vampiri Amanti, ma alla fine, per motivi non totalmente chiari, la palla passò a Jimmy Sangster, Ralph Bates e Jut Stensgaard. Sangster appare quasi svogliato nel dirigere l'ennesima storia di vampiri, ma prova ugualmente a portare lo stile Hammer al livello successivo, già intrapreso dalla concorrenza, infondendo quel retrogusto lesbo e quelle scene saffiche che la casa di produzione inglese riteneva necessarie per aggiornare il proprio classicismo alle nuove preferenze del pubblico in piena rivoluzione culturale. Bisogna ammettere che, per quanto sia piacevole ammirare le delicate nudità della Stensgaard e delle sue colleghe, tutta questa operazione di rinnovamento appare tiepida e inconcludente, poiché niente di nuovo fu inventato. Semplicemente venne aggiunto l'elemento erotico e sessuale alle stesse identiche tematiche che da sempre la Hammer aveva prodotto. L'inizio della fine per la storica casa di produzione, resuscitata solo nel 2007, con un cambio di gestione, dopo 20 anni di oblio. Probabilmente nelle mani di Fisher si sarebbe potuto fare di meglio, ma nonostante tutto Sangster e la sua troupe tentano di salvare il salvabile, riuscendo anche a regalare qualche momento degno di nota, su tutti la rinascita di Mircaglia nei primi minuti del film, dove una bella, anche se poco inquietante, Jut Stensgaard si rialza dalla tomba nel suo sudario bianco grondante sangue. Manca sicuramente qualcosa ai pochi spunti presenti, comprese i seni della protagonista e comprimarie, non bastano ad elevare un film che nuota comunque nella mediocrità, che non inventa nulla di nuovo seppur ne aveva occasione e possibilità, e soprattutto che è figlio di una sceneggiatura a tratti penosa. Se ci fosse stato Fisher o se ci fosse stato Cushing, però, con i se e con i ma, la storia non si fa. Questo era Mircaglia, l'amante immortale, il secondo film della trilogia di Karnstein. Buona visione con Cinemarte, andiamolo a riprendere, a rivedere. So concealing to